Buongiorno a tutti ragazzi, registro questa videolezione per parlare con voi ancora di Pascoli, come stavamo facendo prima che si interrompessero le nostre lezioni in presenza. Stamani leggiamo un dittico, ovvero una coppia, di poesie, contenuta all'interno della raccolta Mirice, della quale abbiamo già parlato in classe e, all'interno della quale abbiamo letto, due poesie, Novembre e Lavandare, che vi invito a ripassare e riguardare. Ripassiamo brevemente anche quali sono le caratteristiche della raccolta Mirice. La raccolta Mirice, che ebbe varie edizioni, la prima nel 1891, l'ultima nel 1911, è una raccolta di componimenti brevi di Pascoli, 156 componimenti brevi, dedicati al padre. Il titolo, come abbiamo visto, è una citazione da un autore latino, Virgilio, una citazione dalla sua opera Bucoliche. Che cosa significa letteralmente Mirice, questo nome latino? Significa tamerici, cioè degli arbusti molto comuni nel paesaggio mediterraneo. Che cosa significa? Perché Pascoli sceglie questo titolo, ragazzi? Lo sceglie per fare una dichiarazione di poetica in favore delle cose umili, piccole, quotidiane. Le piante umili sono il simbolo delle piccole cose di cui il poeta vuole narrare nelle sue poesie, legate al mondo della sua infanzia, trascorsa nella campagna romagnola, a San Mauro di Romagna. Queste piccole cose sono descritte in modo impressionista, abbiamo visto nelle sue poesie, lo vediamo bene in Lavandare, con delle notazioni rapide, delle pennellate, che evocano sensazioni e inquietudini. Per esempio, ricordiamoci che in Lavandare l'aratro senza buoi rimanda a una dimensione che è di solitudine esistenziale del poeta. Quali sono le tematiche fondamentali della raccolta? Lo abbiamo visto, il tema della morte è fondamentale poiché è legato alla tragedia familiare che egli ha vissuto e le immagini ricorrenti che tornano più volte sono quelle della tomba, del camposanto, che è presentato come la casa in cui dimorano i familiari. Il lutto privato non vuole essere soltanto un racconto autobiografico, ma è un'occasione per esprimere il dolore universale che domina la storia e la natura. Lo vedremo poi leggendo la poesia il 10 agosto, la prossima volta in cui registrerò una lezione per voi. Un'altra tematica fondamentale è quella del nido distrutto, quindi di un sentimento di solitudine, di estraneità, e la vediamo anche in queste poesie che leggeremo adesso. Vi è in generale una rappresentazione della natura che è allo stesso tempo consolatrice, ma anche inquieta. Voi l'anno scorso avete studiato Leopardi, la natura di Pascoli è diversa da quella leopardiana. Non è una crudele matrigna come Leopardi, ma è una madre dolcissima. Persino nel momento della morte. È diversa la natura rappresentata in Pascoli anche dalla natura che avete trovato in un autore come Verga, che abbiamo letto all'inizio dell'anno. I paesaggi non hanno niente di realistico qua, non sono come quelli veristi, sono sfuggenti, sono inafferrabili, è una dimensione da sogno vera e propria, come vedrete bene in queste poesie. Lo stile è uno stile abbastanza complesso perché si tratta di un linguaggio analogico. Sapete bene che l'analogia è una figura retorica tipica del decadentismo e consiste nell'accostare in modo impensato, in modo sorprendente, realtà tra loro molto lontane. Bene, che cosa possiamo vedere in questo dittico? Vediamo qui il Pascoli impressionista, lo possiamo subito dire. Cioè un Pascoli non molto tradizionale, ma che procede per pennellate, abbiamo detto, notazioni che evocano sensazioni e sentimenti. Le due poesie, le due ballatine tecnicamente, vanno lette insieme. Quindi prima le leggerò e poi ci soffermeremo sulla parafrasi, del testo. E il cielo, scusate, inizio dalla prima poesia, il lampo. E cielo e terra si mostrò qual era, la terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto. Bianca bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto.
come un occhio che largo, esterrefatto, s'aprissi chiuse nella notte nera. E nella notte, nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arbo di rupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, e poi vanì. Soave, allora, un canto s'udì di madre e il moto di una culla. Bene, fossimo in classe vi avrei chiesto di provare a interpretare, ma non possiamo farlo, quindi in questo caso vi aiuto io nel parafrasare e interpretare la poesia. Vedete subito, questo penso vi sia arrivato immediatamente, che è un componimento che non ha un valore realistico, non vuole essere documentaristico, insomma, è una lettura simbolica, no? Tutto questo inizio di temporale che viene descritto ha un valore altamente simbolico. E il temporale è la manifestazione del male universale, questo è il significato del temporale. Ovviamente, molto importante e caratteristico di questa poesia è anche lo stile, uno stile particolare, uno stile molto sonoro, lo sentite, no? Quando l'ho letta, ci sono dei suoni che tornano più volte, ci sono numerose allitterazioni, adesso le vedremo. Innanzitutto è importante dire che questo dittico è suddiviso in una prima parte, il lampo, dove dominano i dati soprattutto visivi, e una seconda parte, invece, il tuono, nella quale vi è un prevalere del dato acustico. Quindi dati visivi nella prima parte, dato acustico nella seconda, e penso che questo vi faccia pensare a ciò che abbiamo già visto nella poesia Lavandare. Vi ricordate, nella prima parte di Lavandare vi erano soprattutto impressioni visive nella prima strofa, nella seconda impressioni uditive. Qui c'è la stessa struttura, diciamo. Bene, il cielo e terra si mostrarono per quali erano, per come erano veramente. La terra affannata, ansante, affannata, livida, livida significa di quel color viola bruastro, insomma, tipico dei lividi, in sussulto. Il cielo ingombro, tragico, disfatto, cioè il cielo coperto, il cielo cupo, il cielo sconvolto. Bianca, bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto. Ecco, qui abbiamo un riferimento a una casa. Il lampo, l'inizio del temporale, ma all'interno di questo, temporale, inizio di temporale, appare una casa. Un riferimento al nido familiare, molto importante, una tematica ricorrente in Pascoli, è l'unico rifugio, il nido familiare, dove sottrarsi dal male universale. Quindi questa casa, bianca bianca, qui c'è un'iterazione, una ripetizione dello stesso termine, ovviamente voluta, nel tacito tumulto, quindi qui notate una figura retorica, l'avevo già sottolineata, proprio perché costituisce un ossimoro. Un tumulto, non può essere tacito, non può essere silenzioso. Quindi nel tumulto, nel frastuono silenzioso, no? Quindi un ossimoro. Non può essere altro che questa figura retorica. Mi raccomando, controllate le figure retoriche in fondo al vostro manuale, nel glossario, in modo da saperle spiegare e saper fare altri esempi simili. Avevo dimenticato che anche nel rigo precedente è presente una figura retorica che vedete ho sottolineato in giallo. Il cielo, ingombro, tragico, disfatto. Qua si capisce bene, ormai la conoscete questa figura retorica, è una climax, ovvero una figura retorica che consiste nell'ordinare i termini in maniera crescente, no? Una disposizione, un allineamento di termini di intensità crescente. Il suo contrario, ovviamente, è l'anticlimax. Quindi questa casa in tumulto silenzioso apparì, sparì, vedete, antitesi, di nuovo figura retorica, d'un tratto, come un occhio che largo e sterrefatto s'aprissi chiuse nella notte nera. Quindi questa
casa, questo nido familiare viene paragonato attraverso una similitudine molto forte ad un occhio che si apre e si chiude no? Nella notte nera. E qui c'è questo riferimento appunto al buio, no? In contrasto con la luce improvvisa del lampo. Quindi questa luce forte, improvvisa, è una luce che ha un significato simbolico, è la luce rivelazione della condizione di dolore e di sofferenza degli uomini. Nella seconda ballatina, dedicata al dato uditivo, acustico, possiamo notare bene una caratteristica fondamentale dello stile di Pascoli. Noi abbiamo parlato di uno stile molto sonoro, si dice addirittura fonosimbolismo proprio, cioè in Pascoli i suoni usati tendono ad assumere un significato di per se stessi, senza rimandare al significato delle parole. Quindi c'è una forte prevalenza, importanza dei dati acustici, dei suoni. Ricordate questa parola, tecnicamente, fonosimbolismo. Bene. E nella notte, nera come il nulla, a un tratto col fragor d'arbo di rupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto. Che cosa si nota? Non c'è bisogno che ve lo spieghi, lo notate anche voi da soli. Nel leggerla, prevalgono determinati suoni, suoni, consonantici che si ripetono. Tuono, si ripete la T, la dentale, un'altra dentale si ripete anche in dardo di rupo, una ripetizione della D, insomma, sono numerosi i suoni che si ripetono anche in verso successivo, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, lo vedete, non solo c'è una ripetizione della R. Ma c'è anche proprio una parola che possiamo considerare un'onomatopeica, quindi una parola fonoespressiva, rimbombò, che rimanda al suono, come abbiamo visto del resto anche in Lavandare, no? Ve lo ricordate bene la poesia Lavandare, ragazzi? Se non è così, mi raccomando, andate a riguardarla. In Lavandare abbiamo lo sciabordare, anche quella è un'onomatopea. Quindi rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto. Quindi questo tuono che rimbomba, poi tace, no? E poi rimareggiò rinfranto, cioè tornò a farsi sentire un po' smorzato, e poi svanì. Da notare un'ultima cosa in quello che abbiamo letto, nel leggere quei versi, vi sarete accorti che a un tratto, col fagor d'arbo di rupo che frana, qui abbiamo un enjambman. Quindi due versi vanno letti in stretto collegamento. Quindi ricordate questo dal punto di vista stilistico: l'enjambman e la forte sonorità data dalla ripetizione delle dentali. La T e delle liquide, la R. Bene, i due versi finali costituiscono una notazione di speranza, no? Soave, dolce, allora si udì il canto di una madre. Dopo questo tuono, quando questo tuono svanisce, si sente il canto di una madre e il moto di una culla, il movimento di una culla. È una chiusura che dà un po' di speranza in tutta questa condizione di dolore e sofferenza, di dolcezza, no? Comprendiamo il valore consolatorio degli affetti, dell'amore. E qui i critici hanno parlato proprio di una chiusura idillica, ragazzi, lo noterete anche nel commento, nella guida all'analisi del vostro libro. Che significa chiusura idillica? Significa chiusura tipica degli idilli, cioè di un genere di poesia con atmosfere sognanti. Bene,
Bene ragazzi, buono studio e svolgete gli esercizi in fondo che troverete assegnati sul registro e alla prossima lezione.